questa manifestazione fa parte di un percorso che parte comunque da lontano, cioè diciamo dalla fine degli anni 90 e inizio del 2000, quando hanno cominciato a registrarsi una serie di leggi particolarmente restrittive sul carcere. Quello che in realtà ci premeva sottolineare è che invece col fatto che esiste un regime così duro come per esempio quello del 41 bis, questo si estende poi di fatto a tutti i detenuti, anche magari che hanno commesso reati più lievi o comunque che sono ancora in attesa di giudizio. Specialmente a Parma ci sono condizioni che non sono umanamente accettabili proprio, e questo perché appunto nella logica della massima sicurezza per 4-5 persone che sono sottoposte a questo regime, tutto il carcere poi di fatto si trova sottoposto a questo regime con quel particolare, criteri di rigore punitivi, e che in alcuni casi però sforano proprio rispetto a quella che è la dignità umana. Io lo dice addirittura la Costituzione, che la pena dovrebbe oltretutto puntare alla riabilitazione di chi è condannato. Se invece questa cosa non avviene, e questa non è una manifestazione anche a sostegno di Provenzano che è qui? Assolutamente dentro. No, cioè nel senso, non è il nostro, figuriamoci se noi andiamo a, noi quello che diciamo è che chiaramente l'unica categoria su cui ragioniamo e che magari difendiamo sono le persone che finiscono in galera con accuse pesantissime, con condanne pesantissime, in ragione delle lotte sociali che vengono fatte. E oggi stiamo vedendo come oltretutto il problema delle lotte sociali, il problema che ci siano scioperi, che ci siano comunque momenti in cui la gente rivendica i propri diritti e si trova sistematicamente repressa, non lo dico io, è la cronaca che costantemente ci dice questo, e non solo in Italia, lo stiamo vedendo in Europa, stiamo vedendo in Grecia, in Spagna, quelle, le cose che stanno succedendo, e di recente stiamo vedendo anche in Svezia.